Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con una soluzione IHR, per essere precisi siamo qui con la K6000, una soluzione audio come facilmente visibile dall'immagine, dalla foto presente sulla confezione. Made for iPod ci identifica velocemente che questo prodotto è studiato per essere compatibile con i prodotti Mela dotati. Vediamo ora di aprire la confezione per scoprire cosa c'è al suo interno. Notate la protezione garantita dalla presenza di abbondante polistirolo. Vediamo quindi adesso di eseguire lo spacchettamento vero e proprio per uscire. Ragazzi, se l'hanno fatta su misura sto giro, vediamo di guadagnare. Eccoci qui, forse ce l'abbiamo fatta. Estraiamo quindi il contenuto, come vedete è tutto polistirolo sulla sua grandezza. Vediamo ora di sganciare la base, vediamo cosa c'è all'interno. Abbiamo la nostra connessione elettrica, poi abbiamo telecomandino. Come vedete, telecomando dotato delle funzioni essenziali come volume, mute, che permette appunto di silenziare rapidamente il volume. Abbiamo lo standby, abbiamo poi anche la gestione di trebole basse con la linguetta dedicata alla immagine o gestione appunto sicura della batteria. Come vedete, vediamo di farvi una panoramica vista da vicino. Abbiamo poi il supporto che ci permette di andare ad inserire i prodotti Apple, in sostanza è lo schienale, e al termine andiamo a vedere appunto la base vera e propria. Come vedete abbiamo un'ottima protezione fornita appunto dal polistirolo che, come vedete, circonda interamente la nostra K6000. Andremo quindi a estrarla, metterla in funzione, così appunto da capire cosa permette, quanto ha capacità audio. La demo in ogni caso termina così, non c'è molto altro da mostrare. Come vedete, in questo caso il packaging è decisamente ben protetto. Come avete visto, abbiamo avuto un leggero ritardo rispetto alla semplice apertura della scatola, perché appunto questo polistirolo è decisamente calcolato a filo rispetto alla scatola in cartone. Detto questo, bene che ci sia più polistirolo possibile, così da attutire eventuali urti che possono avvenire durante appunto un trasporto sportivo. Vi realizzeremo una galleria fotografica così da rendervi disponibili i vari dettagli del caso. La demo in ogni caso, per quanto riguarda lo spacchettamento, ora è conclusa. Io vi rimando al sito web formobiles.info e vi invito a seguirci anche attraverso i canali social che abbiamo attivato per voi. Siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion. Se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto, vi ringrazio, ci vediamo online. Un saluto a presto da Giuseppe Ragozzino.